Eccoci! Ehi, Giovanotti! Ecco! Come va? Allora? Adesso andiamo, anche per questo, devi venire. Questi e questa gente, questi e questi comunitari, quelli che sono i soldi tuoi, quelli miei. Che l'hanno fatti entrare? E ormai non li puoi più mandare. No, via. Quelli non se ne vanno. Però io mi domando, perché siamo arrivati a questo punto di averne messi così tanti? No, ma lei vive in una città, lo sa meglio di me. Però io lo subisco, non è che a me qualcuno mi ha consultato. Quelli, la buona parte, chi è? Sono i signori nostri, i parlamentari. Quelli li fanno venire qua per i voti, perché mi sa che gli italiani si hanno rotte le palle, non ci ridanno più. È vero. E allora ricontano su quelli che vengono da fuori. Però sono furbi, Questa è aristocrazia dura cruxiana, miei cari, cari. La vita è bella perché c'è ancora il cavallo. Però questo è un modo di vita ancora attaccato alla terra, alle pecore, alle cose. Questo mi domando, quando non ci sarete più voi, chi farà queste cose? Chi farà queste cose? Questi se ne vanno di là. Poi, quello che mi dispiace, che soffrono voi, soffrono i figli, soffrono tutta l'umanità che viene dopo. Non è che li risparmierà loro, poi una volta che... No, è che i comunitari non risparmiano niente, quelli non vogliono lavorare, vogliono esattamente che sta bene. Voi di quelli che cerca così. E questi l'appoggiano per quel modo che ti sto dicendo. Per i voti politici. Come no? Per i voti politici, perché la gente italiana si è rotta le spalle, proprio se l'ha rotta che non ne vuole più. Io non sono di politica, sono di lavoro e te lo sto dimostrando. Con le pecore. Ancora, all'età che c'ho io, qua. Questa è aristocrazia dura cruxiana, miei cari, cari, cari. Però lei quant'è che non scende giù a Roma? La cambiano male anche loro. Non la riconosce più. Se lei arriva, le sembra di stare in Africa. Erano neri, 30 anni fa. La morte del cielo, Giovanni. Ma figurate oggi. Oggi quelli che ci stanno, quelli che hanno fatti venire, quel porco Dio, non ci sta, i romani sono finiti. I romani non ci sono più. Sono finiti. Diciamo i romani, come tutte le altre nazioni. Sì. Beh, qui state un pochino meglio, perché nell'entroterra ci sono venuti di meno. Se tu vedi là, porco Dio, tutte queste vulcane, questi comunitari. C'era un vecchietto nella casetta che poi si è morto, sono andati a ficcare là, tutta la notte, 5-6, vanno trovati pure i carabinieri, 5-6 schifosi di questi. Non vengono qua anche che vengono per lavorare, proprio per sfruttare. Poi vengono da te e magari se c'hai, che te lo puoi dire, qualche cosa, cercano. Ma che cazzo ti posso dare a te? Non ti posso dare niente perché non lo meriti. E se uno di questi, noi siamo contadini e abbiamo i terreni, li dovessi chiamare quando a tempo, per esempio, delle trebbiature, lo sapete che cosa si fa, no? Quando trebbi, quando che se ne mettono, per esempio, queste balle, delle cascine, sto cazzo ci vengono. Non ci vengono? No. Quindi non è vero che vogliono lavorare? No, lavorare no, mangiare soltanto senza lavorare. Questo è aristocrazia dura cruxiana, miei cari, cari. Comunque
Comunque guardi, lei complimenti perché per l'età che fa, che Dio la preservi. E io dico, non devo per me, anche a voi tutta l'umanità che capisce la vita come ha fatto e capisce se ci fa il ragionamento che ti conviene. Però si sono lasciati dei lavori che sono fondamentali. E anche i sapori del latte, del formaggio, di confidenza. Non è il formaggio, se vai un bastone come me assaggerai la natura, se vai al supermercato, i signori e i ministri nostri, se fregano i soldi in danno. Dobbiamo sperare bene per il futuro. Pregare chi c'ha fede e chi non c'ha quella. Io sono dello stesso parere, però non ce la famo, non ce la famo perché per esempio guarda che Roma sarebbe la capitale d'Italia, lei lo sa che c'è male, no? Ma non ci sarebbe più romano, tutti gli stiacchi sui comunitari. Questi non credono come famo con, a nessuna cosa, perché questi credono soltanto di pregare e non lavorare, mangiare, però non fa niente. Che ti devo dire di questo? E lei è la voce della verità, perché vive qui su sulle montagne con le pecore, quindi se è qui lei pensa questo, figuriamoci chi vive giù, quello che deve vedere. Ma io lo penso e lo vedo, perché noi abbiamo, per esempio, non siamo pastori, abbiamo anche dei cammini. Loro ci hanno le vasche piene con i nostri sudori, con i nostri sacrifici. In clima democratico appare meritoria ogni schifezza. L'Europa è unita ma diventa un incubo. Pure lo smaltimento era monnezza. No, io non mi lagno. Ma quando penso a Pecoraro Scagno. Tu comunque vedi che hai detto che comunque Milano sta cambiando, ci sono molti più immigrati e ci sono anche tante difficoltà legate a queste nuove persone che vengono ad abitare nella nostra città. Come ti relazioni tu e come secondo te si dovrebbero relazionare i milanesi? Ma io penso che è una cosa che si debba accettare e basta, cioè in ogni caso non, cioè, che a me sta bene personalmente, ma che ti stia bene o no comunque non puoi cambiare questa cosa, sarà così inevitabilmente, è meglio farci i conti e accettarla e cercare comunque di convivere il più serenamente possibile, perché tanto non può che essere così, non si torna indietro, si va avanti. Questo è un rito, questa è una forma di preghiera. Dall'altra parte la cultura e le strutture sociopolitiche del paese che accoglie i migranti non possono aspettare di rimanere tali e quali dopo il contatto con i popoli e culture diverse. La nuova Italia non può più ignorare i suoi nuovi cittadini. L'impero romano fu profondamente modificato, trasformato da un'ondata di migrazione dall'est all'inizio del Medioevo. Da questa trasformazione nacque la nuova Europa. La storia va avanti e l'Europa deve prepararsi ad una nuova trasformazione culturale ed istituzionale a causa di questa ondata di migrazione, invece di sprecare energie e risorse nel tentativo inutile di fermare questa trasformazione e invece di proferire affermazioni ridicole, anacronistiche e pericolose come fanno alcuni politici, sarebbe più saggio da parte degli europei cercare di indirizzare il corso di una trasformazione inevitabile per assicurare la salvaguardia e la trasmissione dei valori fondamentali. Io sono figlio del buon Gesù, mi avete fregato una volta e non mi fregate più. Gloria ad Uracrux Cenaculi. Gloria ad Uracrux. La sinistra con i suoi precedenti governi aveva aperto le porte ai clandestini provenienti da tutti i paesi. Quindi l'idea della sinistra era ed è quella di un'Italia multietnica. La nostra idea non è così, la nostra idea è questa.